riguarda nuovamente l'argomento DUS, ma questa volta vi voglio raccontare una truffa che è stata raccontata da uno youtuber, Paolo Michetti, uno youtuber che ha circa 10.000-15.000 iscritti, che sforna video quasi giornalmente su argomenti che possono riguardare investimenti immobiliari, ma non solo. Però ha realizzato un video ieri in cui una persona gli chiedeva un consiglio, un aiuto, perché considera di essere stato truffato in merito a un finanziamento. Vi leggo in sostanza quello che ha scritto questa persona a Paolo Michetti, perché Paolo Michetti ha messo in descrizione quello che era il contenuto del messaggio che questa persona ha scritto a Paolo Michetti. Dice di aver richiesto un prestito online di 250.000 euro, prestito online che gli istituti bancari gli avevano rifiutato il prestito. Questa persona dice di aver versato 500 euro e poi di aver versato altri 700 euro e gli viene chiesto di pagare la prima rata di 1059 euro per ricevere il finanziamento di 250.000 euro. In pratica questa persona fino adesso ha pagato 1200 euro senza ricevere nessun finanziamento e ha specificato che si è recato precedentemente in banca a chiedere un finanziamento, ma gli è stato negato. Ora, perché si tratta di una truffa? Beh, sotto gli occhi di tutti quanti ci sono personaggi che pubblicano annunci online non solo su siti internet, non solo su portali di compro e vendo, ma anche nei commenti di Facebook, in forum e altro, al quale si dice che si è un privato che è disposto a prestare soldi a tassi particolarmente interessanti e che è possibile richiedere da un minimo, che so, di 10-20 mila euro a un massimo anche di 1 milione di euro o anche di più. Ebbene, questi annunci, probabilmente questa persona si è imbattuta in un annuncio del genere, visto che in banca gli hanno rifiutato un finanziamento, è una truffa. Basterebbe già solamente leggere: ho pagato 500 euro, poi ho pagato 700 euro, poi mi chiedono di pagare la prima rata di 1059 euro, ma intanto non ha ricevuto nulla, non gli è stato erogato il finanziamento. Giusto per capirci, quando si richiede un finanziamento si va presso un istituto di credito o una finanziaria, si presentano le documentazioni, se si hanno i requisiti si eroga il finanziamento, si stabiliscono i tassi e se si richiedono, facciamo conto, 10.000 euro, se ne restituiranno in n mesi 12.000, 13.000, viene applicato un tasso di interesse, ma non viene mai richiesto dalle finanziarie o dagli istituti di credito per un finanziamento di anticipare delle spese, di pagare l'istruttoria o altro. Questo per quale motivo? Perché quelle spese vengono fatte rientrare all'interno del costo del finanziamento e poi spalmato in quelle che sono le rate mensili per la restituzione del finanziamento. Questo invece è un metodo, quello in cui si è imbattuto questo utente, si chiama Ivan, a cui si è rivolto Paolo Michetti, che è stato lampantemente truffato. Ora, qualcuno potrà obiettare e dire:
ma com'è possibile? Ragazzo, che bella macchina. Accadere questo, cioè, com'è possibile che una persona possa cascare in un tornado del genere? Alcune volte non serve neanche la non conoscenza dello strumento informatico e di determinate dinamiche di internet, ma in alcuni casi è anche la circostanza, magari si ha particolarmente bisogno e servono dei soldi per un progetto o per delle scadenze, e se nei canali ufficiali non è possibile, ci si imbatte in canali ufficiosi. In alcuni casi può essere la criminalità, quindi l'usura, l'erogazione di un prestito a fronte di tassi di interessi che sono da strozzinaggio, d'accordo? Oppure casi come questi in cui c'è una vera e propria truffa: ti prometto qualche cosa, non te la do, ma nel frattempo tu mi dai qualcosa. In pratica questo Ivan ha pagato per non avere un finanziamento. Ricordatevi che se dovete richiedere un finanziamento non dovete pagare prima di ricevere il finanziamento. Se i vostri documenti sono a posto, tutto quanto bene. Altrimenti no. Quello che io consiglio è, se richiedete un finanziamento in banca, ok, la banca vi dà tutta quanta la documentazione da produrre. Se richiedete un prestito online, come dice di aver fatto questo Ivan, non è una contrattazione privata tra due persone, soprattutto ha detto di aver richiesto 250.000 euro, quindi l'importo per un mutuo, d'accordo, per l'acquisto di una casa, è una cifra particolarmente importante. Bisogna seguire una procedura. Molti siti internet di finanziarie richiedono dei processi di certificazione dell'utente, e già alla fine del processo di identificazione, di raccolta delle informazioni, viene dato un esito positivo o un esito negativo. Questo per quale motivo viene dato già alla fine dell'inserimento di tutti quanti i dati? Perché a seguito di quelle che sono le informazioni all'interno della banca dati di tutti quanti noi cittadini italiani che attesta la solidità del credito, viene chiamata CRIF, ci sono anche altre banche dati, ma la più importante è il CRIF. Se il sito internet della finanziaria, quando si collega al sito del CRIF per analizzare i vostri dati, dà un esito negativo, l'esito è negativo. Come ve l'ha dato la banca l'esito negativo, ve lo darà anche una finanziaria online. In alcuni casi le finanziarie online concedono i prestiti a persone che hanno un CRIF negativo a seconda dell'importo richiesto. Se è un importo, ad esempio, che va tra 1.000 e i 3.000 euro, c'è più possibilità di ricevere un finanziamento anche se si ha un CRIF negativo. Più si sale ovviamente con l'importo e più il rischio, vuoi guadagnare online, la possibilità di vedersi rigettata la richiesta è alta, che ovviamente ha una richiesta di finanziamento più alta equivale un rischio da parte della finanziaria molto più alto per la restituzione del debito. Ora non entro in certe dinamiche di natura finanziaria, ma sono voluto entrare nella dinamica dal punto di vista del processo di truffa. Quindi affidatevi solamente ed esclusivamente o a siti internet di finanziarie oppure all'istituto di credito, quindi alla banca per la richiesta di un finanziamento. Non rispondete agli annunci, tanto notifiche, non rispondete ad annunci, non contrattate su quegli strani post oppure siti farlocchi, perché ci sono anche siti farlocchi finanziari. Ricordatevi che un sito serio vi chiede una identificazione, a seconda degli step che fate,
dovete comunque indicare un numero di telefono cellulare a cui vi viene inviato un codice, consente quel codice, ti identifica. Addirittura ci sono alcuni siti di finanziarie che, a seguito dell'inserimento di tutte quante le informazioni, vi chiedono di fare sì un pagamento, ma di un bonifico di 1 euro da un vostro conto al conto della finanziaria per identificare che voi siete voi, ma è di 1 euro, non di 1200 più una richiesta di 1059 euro, a fronte della mancata erogazione di un prestito. Quindi qua non c'entra strozzinaggio eventuale di un istituto bancario che chiede cifre troppo alte, condizioni inaccessibili, perché molti si lamentano di questo. Non c'è di mezzo una banca, non c'è di mezzo una finanziaria, ci sono solamente di mezzo dei truffatori. Quindi state bene alla larga. So che in determinati momenti alcune persone possono essere tentate da proposte particolarmente interessanti. Perché? Perché ci sono determinate necessità, situazioni, e una fragilità emotiva può portare ad accettare offerte che a mente lucida identificheremo immediatamente come una truffa, ma con una mente non lucida, e quindi con una mente di persone che sono coinvolte in problemi, in situazioni particolari, ci facciamo prendere e ci possiamo ritrovare vittime di una truffa. In questo caso, vittime di una truffa non da poco, nel senso non qualche decina o al massimo un centinaio di euro. Qua parliamo di una botta sola o quasi due bonifici, 500 e 700, più una richiesta di 1059 euro. Quindi se questo IVAN avesse fatto anche il terzo pagamento, troviamo davanti a una truffa da circa 2.200-2.300 euro.